Salve! Ho impiegato anni per leggere questa trilogia, non perché sia particolarmente lunga e impegnativa, ma per il semplice fatto che, avendola acquistata volume per volume, in maniera del tutto indipendente, mai ricevuta in regalo, mai trovata su una bancarella e così via, mi ci è voluto del tempo per leggerlo tutto, tant'è che il primo video che ne parlava è uscito forse addirittura 4 o 5 anni fa, ve lo lascio qua sopra, adesso non ricordo con esattezza, non ricordo neanche che cosa dissi esattamente nel video, che ormai è datato perché appunto erano altri tempi, ero un altro io e comunque ne avevo letto 1 su 3. Stiamo parlando della trilogia del Silo a opera di Hugh Howey, perché Huey è Hughie, è tipo il diminutivo, che è un distopico post-apocalittico. Di solito i due sottogeneri della fantascienza vanno a braccetto, perché spesso e volentieri il contesto post-apocalittico conduce a una distopia. È una cosa abbastanza normale, oppure viceversa, una distopia in essere conduce a un'apocalisse di qualche tipo. E quindi, come dicevo, vanno facilmente a braccetto. Tra l'altro so che ne hanno fatto una serie TV, ma forse l'hanno fatta su Apple, adesso non Apple TV, non mi ricordo, non l'ho mai avuto e non, francamente dubito che pagherò un mese di abbonamento soltanto per vedere questa trilogia, però devo dire che un pochino curioso lo sarei, ma ciancio alle bande, a fuori di dirlo sbagliato, ormai mi viene da dirlo anche normalmente invece che bando alle ciance, quindi ciancio alle bande, la trilogia del Silo, che comincia con Vool. La prima volta che l'ho preso in mano ero perplesso dal titolo, Vool, che vuol dire letteralmente lana. E perché un libro che riporta fuori l'aria è letale, dentro le regole uccidono, ha un titolo così strano? Ha conquistato l'America, ha stregato il resto del mondo. Se pensate di aver già letto tutto, non avete ancora letto Vool. E vabbè, non stiamo a perdere tempo leggendo in quarta tutti i commenti a cura di questo o quel giornale, di questo o quel recensore, di questo o quello YouTuber, perché come sempre sono commenti interessati, perché se fossero commenti negativi non li metterebbero sul libro, e ho come l'impressione che in certi casi ci siano degli accordi o dei pagamenti o qualcosa del genere per poter dire che Vool è incredibile, il libro migliore che ho letto negli ultimi anni. Spaventoso, affascinante, irresistibile, in una parola, magnifico. I segreti si svelano con un ritmo perfetto, difficile fare meglio. E sono Douglas Preston, Katie Reichs, e Rick Riordan e così via. Sono tutti autoroni di bestselleroni, quindi deve essere bello per forza. Ma al di là di questo, devo dire che la trilogia in generale mi è piaciuta, perché effettivamente su questo Riordan non ha torto. Non so neanche se si pronunci Riordan o Riordan, maledetto inglese. I segreti si svelano con un ritmo perfetto. Ecco, una cosa che mi ha veramente stupito di tutta la trilogia è il fatto che fino all'ultima pagina Howey continua a svelare segreti, che io non so se lui sia stato così lungimirante da intessere fin dalla prima pagina, addirittura fin da prima della prima pagina, o abbia fatto un enorme lavoro poi di backtracking per far incastrare tutti i tasselli del puzzle, ma l'impressione è quella di un'enorme idea sviluppata in precedenza e poi spalmata con una pazienza infinita su 3 interi volumi che tutti insieme comunque superano tranquillamente le 1000 pagine, forse le 1500 pagine. Poi sappiamo che le pagine, spesso mi chiedono quante pagine è il tuo romanzo. Il mio romanzo è 280.000 battute, è 360.000 battute, oppure è 28.000 parole. È difficile usare le pagine perché sapete, no? L'impaginazione, il formato, l'interlinea, il margine, ci sono 1000 cose per cui un libricino piccolissimissimo può diventare gigantesco visivamente e poi avere dentro pochissimo testo. E un esempio ne è Kullervo, che è un incompleto di Tolkien, che è un librozzo che potrebbe apparire come lo Hobbit, ma sarà lungo il 10% dell'Hobbit, quindi questo. Quindi questa cosa l'ho trovata notevole, cioè fino all'ultima pagina
un plot twist o un segreto svelato o un mistero che nemmeno sapevamo esserci, e poi quando è finalmente apparso davanti ai nostri occhi dici: ah, ecco perché 1200 pagine fa è successo questo. Quindi notevole, che poi è quello che dovrebbe fare uno scrittore serio, che io non sono, perché non sono capace a programmare così sul lungo termine, quindi mi arrangio usando il mio intelletto per scrivere le cose più coerenti possibili. Vul ci introduce al mondo dei Silo. Il mondo di Silo è un mondo misterioso. A noi, lettori esterni, è evidente che questo mondo dei Silo sia un mondo post-apocalittico, no? Sia i Silo, che sono queste enormi strutture sotterranee di forma cilindrica, per l'appunto a forma di Silo, ma posti sottoterra, appaiono evidentemente come una sorta di bunker di enormi dimensioni, pensati per una popolazione numerosa che debba essere autosufficiente per un lungo periodo di tempo. E questo traspare in maniera evidente già dalle prime pagine, dalle prime decine di pagine. C'è un ordine costituito interno, ci sono i reparti, c'è lo sceriffo, c'è il sindaco, c'è il reparto IT, ci sono i minatori, ci sono i tecnici e tutte le persone che lavorino alle fattorie o siano dei portatori o qualunque altro ruolo ricoprano, sono ben incasellati in quella che è una struttura evidentemente studiata a tavolino per non avere nessuna risorsa vagante e per avere tutte le necessità del silo coperte. Per noi è evidente, ma non è così evidente per coloro che ci vivono dentro, perché non è chiaro, almeno all'inizio, poi andando più avanti nei romanzi comincia ad aversi una linea temporale su cui possiamo basarci per capire quanto tempo effettivamente sia trascorso. Dopo un po' di tempo che uno trascorre chiuso, generazione dopo generazione, all'interno di una struttura chiusa e autosufficiente, come una biosfera post-apocalittica, che brutta immagine, però è più o meno quello che è, possono nascere movimenti, idee, credenze, religioni e altre cose che possono, per esempio, sostenere che un esterno non esista. Per esempio. E questa è una cosa, secondo me, ragionevole in un certo senso e che ho già incontrato in altri romanzi, come per esempio in Universo di Heinlein, che continua a essere uno dei miei romanzi di fantascienza preferiti di sempre, nonostante sia un pochino datato. Non ne parlerò qua, vi lascio il video qua sopra nelle schede se volete andarvi a recuperare Universo, che ho già recensito anni e anni fa. L'unica cosa che un po' mi fa storcere il naso del fatto che ci sia della gente che creda, che possa credere che il Silo sia l'intero universo, è il fatto che il Silo ha una visuale sull'esterno. Al piano più elevato del Silo, che sporge evidentemente fuori dal terreno, da cui è possibile tra l'altro accedere all'esterno, adesso ci arriviamo a questa possibilità d'accesso, è possibile vedere l'esterno. L'esterno è un luogo desolato, è un luogo desertico, polveroso, spazzato dai venti, dove non cresce nulla e che dà quest'idea appunto di: ehi, è successo qualcosa a un certo punto che ha devastato la superficie, uno dei grandi incubi fin dall'era atomica, la guerra fredda e così via. C'è la possibilità che noi arrivassimo a distruggere la vita sulla Terra e quindi automaticamente e conseguentemente noi stessi, e quindi hanno cominciato a fare cose tipo i bunker o quelle comunità nelle caverne sotto le montagne in Scandinavia, o tutti quei maniaci che credono all'arrivo degli zombie o altre cose del genere, quindi si sono organizzati cercando grotte, caverne, scavando bunker, rifugi, magari in mezzo alla foresta, lontano da tutto. Ecco, c'è questo. Questo è il panorama che è visibile, questo è il panorama di cui tutti sono più o meno consapevoli, quindi c'è una consapevolezza dell'esistenza dell'esterno. Quindi queste credenze, questi culti, queste religioni, queste convinzioni personali, queste idee si concentrano tutte intorno al fatto che il Silo sia l'ultimo posto abitato dell'universo, dell'intero universo, cioè il Silo sia l'universo, perché di fatto tutto quello che c'è fuori è equivalente allo spazio, all'universo fuori dalla Terra. Cioè è un luogo freddo, desolato, inospitale, non adatto ad accogliere la vita. Quindi il Silo è tutto il mondo, non c'è niente al di là del Silo. E naturalmente, come inevitabile, il Silo
ha una serie di regole, alcune delle quali sono piuttosto stringenti, alcune delle quali sono state pensate da qualcuno morto da molto tempo o comunque nato molto tempo prima degli avvenimenti che noi andiamo a leggere, che sono a un certo punto, un tot di generazioni dopo l'insediamento dei primi coloni di questo silo. Quindi ovviamente alcune delle regole sono necessariamente state pensate per tenere i siloti, mi piace chiamarli siloti, li chiameremo così d'ora in poi, all'interno dei silo e a non permettere loro di farsi troppe domande e a non permettere lo scatenarsi di rivoluzioni, rivolte e così via, anche perché un ambiente chiuso e limitato come il silo, che venisse coinvolto da una forte rivoluzione, da una rivolta magari violenta, potrebbe cadere, cioè potrebbe crollare l'equilibrio e automaticamente diventare una trappola mortale. Tanto questa cosa mi ha ricordato un po', anche se in senso negativo, Ember, la città di luce, in cui invece i costruttori erano queste entità più benevole che avevano progettato tutto perché a un certo punto gli abitanti di Ember potessero uscire seguendo tutta una serie di meccanismi automatici, perché avevano pensato che gli abitanti avrebbero perso conoscenze, consapevolezze, tecnologie e così via e avrebbero dovuto aiutarli. Qui invece è fatto un po' al contrario, è pensato tutto per tenerli tranquilli, chiusi dentro il silo, fino a che qualcuno, un'eminenza grigia, di cui ora non vi starò a spoilerare, non saprà da qualcun altro, il capo dell'eminenza grigia, ancora più segreto, ancora più mistero, che è finalmente giunta l'ora di tornare fuori. Il titolo Vul, questo non è un grosso spoiler perché è una cosa di cui si parla già nelle primissime pagine, è dovuto al fatto che esiste un rituale che si chiama la pulizia. La pulizia consiste nel prendere delle persone, degli individui, che sono anomali e che quindi rappresentano un pericolo, in base a quello che abbiamo detto finora, per la sopravvivenza del silo e mandarli fuori a morire. Nel processo del mandarli fuori a morire viene data loro questa tuta per sopravvivere almeno per un po' all'atmosfera assolutamente letale presente all'esterno, che fino all'ultimo libro, tra l'altro, già nel secondo è più chiaro, ma nell'ultimo poi è evidente, non si capisce esattamente quale sia il problema di questa atmosfera. È tossica? È velenosa? Non c'è più aria? Qual è il problema esattamente? Non è chiaro. E loro vanno fuori e nel processo di andar fuori hanno delle visioni, che non vi sto a rivelare né a spiegarvi il perché le hanno, e vengono indirizzati alla pulizia delle telecamere esterne che permettono appunto la proiezione a schermo, perché non è una finestra diretta sull'esterno, ma è uno schermo la cui immagine viene appunto trasmessa da telecamere esterne. Vanno a pulire gli obiettivi delle telecamere, che col tempo ovviamente si sporcano, vengono coperti dalla polvere che soffia incessante in superficie, con questo panno di lana, Vul. Per l'appunto. La storia è, secondo me, coinvolgente, e la protagonista, perché ci sono vari protagonisti, ma la protagonista principale è un personaggio che è eccezionale di per sé e sicuramente ha tutte le caratteristiche per essere un'eroina, ma allo stesso tempo, e questo l'ho apprezzato, non ha quell'eccezionalità estrema che per esempio ho criticato un po' nei romanzi di Andy Weir, soprattutto Artemis e Hail Project Mary, in cui rispetto a The Martian, che già era un individuo notevole, però diciamo che ci stava, sono veramente dei superuomini onniscienti, onnicapaci e forse sono un po' eccessivi. Invece questa supereroina è fallibile, ha delle idee che a volte si rivelano sbagliate, sicuramente ha delle vulnerabilità e così via. La nostra eroina avrà tutto un percorso all'interno del libro, una crescita personale e professionale. Poi, questo è uno spoiler, ma è per farvi capire il proseguimento, non è sto spoiler. Uno a un certo punto ci arriva che succederà una cosa del genere, seguendo il semplice evolversi degli eventi. Verrà a un certo punto mandata a pulire, ma, come è ovvio essendo l'eroina ed essendo una trilogia, sopravvivrà e da lì si scatenerà una serie di eventi. Belli i personaggi, belle le idee, belli i misteri che vengono svoltolati, credibili anche i personaggi, e per quanto alcune cose siano un po' stereotipate, un po' scontate, un po'
banali, perché le abbiamo già viste in tanti altri film, romanzi, serie TV, in cui tutto ruota attorno appunto al concetto di sopravvivenza, quindi sapete, le risorse, le lotte di potere e così via, sono uno, cose assolutamente credibili, secondo me, tanto per cominciare, e in secondo luogo i personaggi non sono comunque caricaturati, sono persone credibili, per quella che è la mia esperienza in persone sviluppata negli ultimi 35 anni. Perlomeno. E l'unica cosa che non mi piace tantissimo è il fatto che verso la fine del romanzo la nostra protagonista si troverà ad affrontare una serie di eventi estremi in cui a un certo punto lei diventa veramente una sorta di supereroina che fa cose che sono umanamente semplicemente impossibili, sono fisicamente impossibili, mi sa che ne parlo anche in quel vecchio video, tra cui ne dico una. A un certo punto lei deve immergersi in questo lago che si è sviluppato nei piani bassi del silo, che è profondo diversi piani, e va molto in profondità e fa dei lavori sott'acqua, e uno, trattiene il fiato per una quantità di tempo che semplicemente non ha senso. Due, come tutti quelli che tutti i sommozzatori, tutti quelli che si dilettano in immersioni, che fanno i subacquei e così via, sapranno, c'è il problema della pressione, cioè questa qua va su e giù per piani e piani e piani di acqua, uno, senza manco un fischio all'orecchio, che mamma mia. Due, senza nessun problema di decompressione né nulla, sopravvive tranquillamente, fa una roba impossibile sott'acqua al buio. Cioè, avete presente il buio sott'acqua? È come il buio di una stanza chiusa senza luci. È buio. Cioè, non c'è nessuna fonte di luce. Quindi, quello è un po' incredibile. Però, vabbè. E una cosa, secondo me, buona è che, per quanto il romanzo ovviamente dia l'apertura per i poi successivi due romanzi, i due sequel, è sufficientemente autoconclusivo da poter essere letto a sé, come ho fatto io, senza poi per anni preoccuparsi di leggere i seguiti, perché chissà come va a finire. Sì, chissà come va a finire, però sono già soddisfatto di aver letto il primo, e comunque dopo qualche anno ho pagato il mio debito verso il fatto che mi sia piaciuto il libro. A un certo punto ho preso Shift, e poi dopo di nuovo un altro anno ho preso Dust, e quindi nell'arco di 5-6 anni li ho letti tutti e tre, li ho letti con piacere e mi sono piaciuti. Ho finito la trilogia e ora sono qui a parlarvene, e quindi questo era a grandi linee Vul. Passiamo ora Shift, il seguito. Devo dire la verità, dei tre, Shift forse è quello che mi è piaciuto un po' meno, e perché si concentra in maniera particolare sulla spiegazione, sul dare un contesto. È per questo che prima ho detto, non so se Howie ha avuto un'incredibile lungimiranza di preprogrammare a tavolino, preprogettare a tavolino tutta la trilogia, aggiungendoci poi tasselli dopo, o se poi in corso d'opera, siccome poi Vul ha avuto successo, ha creato tutta una serie di backstories e così via, che poi si sono andate a unire nel terzo libro, assumendo una conformazione più definitiva. Perché Shift, che di nuovo il titolo è una parola unica, in questo caso Shift è il cambio di turno, che riassume bene effettivamente il contenuto del romanzo, si concentra su tutt'altra cosa. Tutto quello che ricordiamo del nostro silo, tutti gli eventi, la nostra eroina, i nostri personaggi, qua non ci sono per niente. Vengono completamente ignorati o soltanto citati così brevemente, giusto per ricordarci che, ehi, esistono. Cosa che tra l'altro a me ha messo leggermente in difficoltà, perché avendo letto Vul tempo prima, ritrovarmi con un romanzo che era praticamente, si presentava quasi come uno spin-off, no? Del primo, Mi metteva in difficoltà. Tutti i personaggi erano nuovi, gli eventi erano nuovi, e era ambientato, è ambientato, non so perché sto parlando al passato, è ambientato in anche una linea temporale diversa, cioè è ambientato contemporaneamente prima del post-apocalisse e poi durante uno o più turni, questo Shift appunto, all'interno di un altro silo. Scusate questo spoiler inevitabile, ma sto parlando di tutta la trilogia insieme, quindi ci sono altri silo, ma questo silo è il silo, il numero uno, è il silo delle eminenze grigie, dove tutto viene pianificato e deciso, che però a sua volta ha le sue regole, i suoi segreti, la sua repressione interna. Al contrario degli altri silo, ha anche una vera e propria forza di polizia, registrazioni, telecamere, vasche criogeniche dove i vari membri del silo possono entrare appunto in
sonno criogenico, magari per 100-200 anni, fino a essere risvegliati per un nuovo turno, è completamente un altro ambiente. È stato come leggere un romanzo che a malapena aveva qualcosa a che fare col primo. Quindi all'inizio io non capivo, non coglievo i riferimenti, i personaggi non mi dicevano nulla, però in realtà questa sensazione deve averla provata chiunque l'abbia letto. Magari avendolo letto subito dopo Vul sarebbe stato un pochino meno alienante, poi mi sono ripreso man mano che leggevo, i ricordi si sono sbloccati e tutto, però è stato strano. Dicevo, questo romanzo è praticamente un enorme spiegone, perché ci spiega, uno, come si è arrivati alla situazione per cui le persone sono poi state costrette a rifugiarsi nei silo. E questo è importante perché ha sbloccato delle conoscenze a noi lettori, però inevitabilmente è tutto posto come un flashback, cioè il nostro protagonista che si trova all'interno di un silo ed è un personaggio di una certa importanza, racconta, non racconta nemmeno, semplicemente sono dei ricordi narrati in maniera passiva, non c'è lui che ricorda attivamente o che racconta a qualcuno, semplicemente noi leggiamo quello che è successo, i suoi ricordi del prima apocalisse, del pre-apocalisse e basta. E quindi ci sono tutta questa serie di flashback conseguenziali che ci portano, flashback dopo flashback, relazione dopo relazione, carriera, scalino della carriera dopo scalino della carriera, evento politico dopo evento politico, finalmente a capire che cosa è davvero successo. Rimangono ancora dei segreti, rimangono ancora dei misteri, non è chiaro chi sia il mandante, chi abbia causato l'apocalisse, se fosse stato tutto premeditato, quanti silo ci fossero effettivamente. Se il grande vecchio, la vera eminenza grigia di tutta questa trilogia, sapesse davvero tutto, avesse soltanto subodorato qualcosa, ci sono tanti misteri, però sicuramente ci dà una finestra sul prima. Finestra che bisogna sempre ricordare, non è però condivisa dalla nostra protagonista e dagli altri protagonisti che abbiamo conosciuto durante il primo romanzo, Vul, che continuano a essere all'oscuro di queste cose, fino a che finalmente non viene stabilita una. Non viene stabilito un punto di contatto tra il silo 1 e il nostro silo e anche altri sili perché ci sono dei pentiti. Non starò a dare più dettagli su chi siano, su perché siano pentiti e così via, che cominciano a far filtrare alcune di queste informazioni ai silo. Prima persone che bene o male, facendo parte comunque della cerchia d'elite, dell'IT, sono il sindaco, cose, sono già informati almeno su una parziale realtà di ciò che sta al di fuori del silo e su quella che è la causa e sul fatto che ci sia un silo che comanda e così via, da un lato, e poi a delle persone che invece sono persone comuni, delle banali comunicazioni via radio a persone qualunque che cominciano a prendere questi frammenti, a metterli insieme e cominciano a farsi un'idea, e questo sicuramente destabilizza tutto l'equilibrio dei silo. La storia, come dicevo, in questo romanzo è suddivisa tra i flashback del nostro protagonista, perché in questo romanzo noi abbiamo due protagoniste principali, che sono il nostro protagonista e la sorella, che viene risvegliata dalla criogenia. E poi la sua vita di tutti i giorni durante i turni. Lui fa più di un turno, quindi noi lo seguiamo nelle sue avventure durante più di un turno. Ora non riesco a ricordarvi perché l'ho letto un anno e passa fa quanti turni, ma non ha nessuna importanza. E lui passa dall'essere un semplice passacarte che si sveglia, fa il suo turno come tutti gli altri, inebetito delle medicine, non ricorda esattamente, fa le cose meccanicamente in attesa della fine del suo turno per poter tornare a dormire finalmente, perché molto stressante, i medicinali, l'aria da caserma, il mondo asettico in cui vivono è diverso da tutti gli altri silo. Il silo 1 è una vera e propria base di controllo, non pensata per dover vivere a lungo in maniera autosufficiente, ma con enormi scorte, sia alimentari che di parti di ricambio, che anche militari. Quindi è tutta una cosa particolare, non vi sto a dire altro per non rovinarvi la sorpresa se mai voleste leggerlo, anche perché io tutto sommato ve lo consiglio, è un buon romanzo di fantascienza, se vi piace la distopia, se vi piace il post-apocalittico, è una bella trilogia, bella scorrevole, passa liscia,
è interessante, c'è sempre un colpo di scena, ogni capitolo finisce con un piccolo cliffhanger o comunque con qualcosa in sospeso che vi spinge a leggere ancora. Cioè è ben scritto, è ben studiato, è ben pensato, come dicevo i personaggi sono credibili, il fatto che ci sia sempre qualcosa che si svoltola davanti a voi e vi fa capire qualcosa che prima era semplicemente un dettaglio di passaggio è sicuramente coinvolgente, sicuramente interessante, quindi ci sta. Qua sotto vi lascio come sempre il link per l'acquisto. E quindi di turno in turno lui a un certo punto smette, e questo è un piccolissimo spoiler, smette di prendere le sue medicine e comincia a ricordare. E con i ricordi comincia anche ad arrivare il pentimento, un senso di pentimento, di cordoglio anche per quello che è successo, di responsabilità per quanto limitata nel suo coinvolgimento con tutto il grande piano e così via. E quindi comincia a complottare contro il Silo 1, lavorando dall'interno come un personaggio di spicco. A un certo punto assume un'identità falsa, succedono una serie di cose. È sicuramente meno coinvolgente e ci sono anche alcune cose proprio, dicevo, per Vul, che giusto verso la fine c'era qualcosa che era un po' incredibile, quasi inaccettabile da un punto di vista narrativo e della credibilità, del realistico, del razionale e così via, però vabbè. E qui è un po' più sul limite in realtà, perché a volte mi ha quasi dato un po' quell'idea da vecchio film alla James Bond o comunque di spie, in cui tutto quello che succede è sempre un po' rocambolesco, è sempre un po' al limite, è sempre un po' questa è la volta che hai fregato, invece riesce sempre a cavarsela. È un po' così, cambia quasi stile, è stato strano da leggere Shift, però devo dire che alla fine, quando finalmente le due narrazioni di Vul e Shift vanno a incontrarsi e diventano una narrazione unica che poi proseguirà nel terzo e ultimo volume, è comunque rimasta quella curiosità e io senza urgenza, senza fretta, l'ho messo in wishlist e poi un giorno che avevo voglia di comprare qualcosa su Amazon, magari avevo Prime, adesso non ricordo, magari avevo fatto un reso e avevo dei soldi che mi avanzavano, ho detto vabbè, mi compro un libro, sai che cosa? Mi prendo Dust e finisco questa benedetta trilogia. E ho fatto anche un errore, non me ne sono reso conto, ma sono due edizioni diverse. Il primo e il terzo volume, Vul e Dust, che vuol dire polvere, sono Fabbri Editori. Mentre quello Shift che ho è della Burr. E quindi può anche darsi che una parte di quel senso di alienazione, di strano, di diverso, lo stile è diverso e tutto, sia dovuta al fatto che del tutto involontariamente, inconsapevolmente, visto che poi li ho presi tutti su Amazon, non so per quale ragione, ce n'erano due di una casa editrice e una di un'altra, di fatto quello che ho letto in mezzo è stato tradotto da un'altra persona e curato da un'altra persona e stampato e pubblicato da un'altra casa editrice, quindi probabilmente qualche cosa di scostamento è stato dovuto a quello. Il fatto che l'ambientazione fosse diversa sicuramente ha accentuato questa cosa, ma è stato meno grave che leggere un secondo volume tutto ambientato nel silo originale di Vul, tradotto ed edito da qualcun altro, perché probabilmente ci sarebbero state delle differenze più visibili. Non dico a livello di adesso hanno cambiato tutti i nomi dei personaggi di Harry Potter e delle case, perché non lo so perché nelle nuove edizioni siate maledetti per sempre, però sicuramente a qualcosa ha contribuito. Dust, in parte inevitabilmente, essendo la chiusura di questa trilogia, è un po' esagerato, è un po' troppo su tutti i fronti. Perché qual è il problema? Il problema è che all'interno di quest'ultimo volume comunque sembra abbastanza voluminoso, non sono libricini brevi. Howie si è trovato a, infatti dice, ogni inizio ha una fine, si è trovato a dover concludere non solo la storia del silo 32, mi pare, se non ricordo male, che è il silo di Vul, quello che per noi è il silo, ma anche la storia di tutti i silo, compreso l'uno, con tutte le loro storie in sospeso, chi ha fatto finire il mondo, l'eminenza grigia è buona o cattiva, il progetto del nostro eroe di Shift andrà a buon fine, lui morirà o sopravvivrà. C'erano veramente tante cose da concludere,
E secondo me Howie si è trovato un pochino stretto in due versi. Da un lato a doverle concludere in un unico volume dopo aver aperto così tante porte, che è sempre un pericolo, e dall'altro probabilmente era un po' stanco, a dire la verità, ho avuto questa sensazione da Dust, e quindi voleva chiuderlo e non voleva che la cosa diventasse un quattro volumi, no? Una tetralogia, e quindi ha cercato di condensare qua dentro il tutto. Il risultato secondo me non è stato così eccezionale. Ora, ricordiamoci sempre, che è logico che il primo romanzo sia il migliore e il più interessante perché è l'idea originale. Quando tu cerchi poi di trasformare un'idea da 400-500 pagine in un'idea da 1500 pagine, devi inevitabilmente aggiungere acqua alla minestra, no? Devi allungarla un po'. Certo, possono esserci tante idee nuove, possono esserci tanti personaggi interessanti, ma come anche qualunque altra serie TV in cui alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima stagione si continuano ad aumentare personaggi, ad aggiungere nuovi personaggi, nuovi eventi, inevitabilmente si va a disperdere l'idea originale, che era quella forte, normalmente è quella forte, e anche l'interesse del lettore o dello spettatore, perché, ehi, io mi ero affezionato a quei cinque personaggi originali, e sì, questo nuovo personaggio è figo, è malvagio, è cool, è tutto quello che volete. Però è posticcio, è stato aggiunto dopo e spesso e volentieri, probabilmente, senza essere stato pensato prima, e quindi semplicemente è come dipingere un quadro, finirlo, è un bel quadro, ma il quadro mi è piaciuto tanto che adesso sego un pezzo di cornice, ci aggiungo una 4 di fianco e poi allungo il quadro, no? Sì, però quella non è l'idea originale del quadro, hai aggiunto un pezzo di sfondo, magari hai aggiunto un nuovo personaggio, hai aggiunto un nuovo concetto, ma la cosa interessante è il quadro originale. E quindi è successo questo. Io ho avuto tanto la sensazione da questo Dust, come ho già detto per i primi due libri, che forse può darsi che in realtà non fosse stata progettata tutta l'idea dall'inizio, ma che si sia un po' composta col tempo. Cosa che io non posso criticare minimamente perché, come dicevo, io scrivo esattamente così. Sono incapace di fare un progetto a lungo termine su un romanzo. Io comincio a scrivere e poi va come va. Poi ovviamente ci lavoro, mi impegno, ci perdo anche del tempo a causa di questa mia falla professionale, se vogliamo chiamarla così, perché devo poi riadattare un po' la storia o gli eventi e così via. Però, io sono quel tipo di scrittore e sono un po' più emotivo, sono un po' più di getto e questo è. Quindi questa è la sensazione. E questa sensazione è stata ancora maggiormente esacerbata dal finale perché il ritmo del libro è piuttosto regolare, piuttosto cadenzato rispetto a più o meno il ritmo che c'era in Bull e il ritmo che c'era in Shift, no? Ci sono degli eventi, ci sono dei personaggi, i capitoli in sospeso, succedono delle cose, poi il plot twist, il mistero che viene svelato, allora succede la cosa, ma come può succedere in certi film d'azione alla Tom Cruise, man mano che ci si avvicina alla fine, c'è un'accelerazione della narrazione. Quasi come se lo scrittore, l'autore, stesse accelerando per arrivare a questo traguardo, finalmente finire questo libro. E quindi, verso la fine, sembra quasi che la storia venga concentrata su questo tapis roulant e prenda un'accelerazione e il ritmo va completamente a quel paese e cose che in qualunque altro momento, fino alla metà di questo libro, nei due libri precedenti, sarebbe successa in 200-300 pagine, succede in 50 pagine, e quindi dà un po' quasi questo senso di vertigini che dici: ma sta risolvendo tutte le cose in pochissime pagine. Ora, per qualcuno questo può essere un pregio, in realtà. Io non dico che sia necessariamente un difetto, cioè il fatto che invece di tenerti appeso lì fino all'ultimo, mantenendo sempre lo stesso ritmo, il ritmo cambi, può essere anche una scelta, diventi più veloce e finalmente a ogni riga, a ogni pagina si chiude una di quelle 1000 porte aperte e finalmente si arriva in fondo con una chiusura. Però a me è sembrato invece una cosa un po' rozza e un po' un sintomo appunto da affaticamento e ha chiuso troppe porte in troppo poco tempo, tanto che io a un certo punto ero quasi un po' confuso mentre leggevo, perché stava chiudendo troppe cose tutte insieme e non riuscivo più a starci dietro, a maggior ragione per il fatto che i personaggi, che
in realtà non hanno mai veramente una visione completa, una panoramica sugli eventi, ma ogni personaggio continua ad avere solo una parte parziale dello schema totale, e quindi quando tu leggi di quel personaggio in realtà non sa cosa è successo in un altro posto, non sa che cosa succederà, non sa che cosa è stato pianificato e continua magari andando avanti con la sua idea che è errata, e tu lettore lo sai, ma il libro nel frattempo è finito. E soprattutto il libro finisce in sospeso, quasi come a voler dare spazio a un quarto volume, che però non uscirà mai, perché il sospeso che lascia è la conclusione. Voi avete presente Il Signore degli Anelli? Avete letto, perché nel film non c'è questa cosa, avete letto Il Signore degli Anelli? Il film, la trilogia di Peter Jackson del Signore degli Anelli, finisce con loro che distruggono l'anello, spoiler, e poi finalmente vengono salvati e finalmente si incontrano tutti e tornano alla contea e sono tutti felici e contenti, fine del film. Nel libro manca ancora un sacco di roba dopo la distruzione dell'anello, perché la compagna dell'anello si divide e tra tutti gli hobbit tornano alla contea dove c'è Saruman. Perché Saruman nel libro non muore come nel film, a Isengard, ucciso da una freccia e tutto, ma muore ucciso da Vermilinguo nella contea dopo la caduta di Sauron, e la contea è stata tipo messa sotto scacco da Saruman e degli orchi, ed è stata messa a ferro e fuoco, e gli hobbit sono stati schiavizzati. Cioè, quando loro tornano, il mondo non è ancora tornato uguale a prima. Non è di nuovo pacifico, piatto, uguale e familiare, no? Ci sono ancora tante cose da ricostruire, ci sono cose che sono cambiate che non torneranno mai come prima. Ecco, questo è quello che manca qua. Loro arrivano alla fine, escono dal silo. Ah, spoiler, chi l'avrebbe mai detto? Escono dal silo dopo tre romanzi in cui l'unico tema è uscire dal silo. Vi ho proprio rovinato la lettura. Escono dal silo, arrivano in un posto dove il mondo si sta riprendendo, c'è la natura, c'è la vita, eccetera eccetera, e il libro finisce, si capisce che da lì probabilmente dovranno impiantare una colonia, imparare a vivere all'aperto, avere dei figli, cambiare le regole, rivedere la loro idea del mondo, tutto quanto, ma nulla di questo viene esplicitato, viene lasciato tutto alla tua immaginazione. Perché il libro finisce lì. E tra l'altro, per quanto vengano date delle indicazioni sul fatto che a un certo punto viene messo dell'esplosivo dal silo 1 e uno intuisca che forse il silo 1 verrà distrutto a un certo punto, questa cosa non viene mai detta, mai esplicitata, mai narrata in alcun modo, e non si sa nulla neanche di tutti gli altri silo. Perché alcuni silo sono stati distrutti, ma altri esistono ancora. E gli altri silo saranno destinati per sempre a continuare in quel modo? O a un certo punto i sopravvissuti che sono finalmente riusciti a uscire andranno a salvarli? E non si sa. C'è un grosso sospeso che, a dirvi la verità, poteva anche essere una postfazione, poteva essere anche un diario di una generazione o due generazioni successive, poteva essere qualunque cosa. Chi se ne frega, ma poteva dirci qualcosa per chiudere veramente il cerchio, cosa che non viene fatta. Il cerchio non si chiude, ne manca un pezzettino, e questo è un pochino fastidioso, pochino. Poi vi ho parlato praticamente solo del finale, perché all'interno del romanzo praticamente tutto quello che succede in Vul e Shift continua qua dentro, su due linee parallele, temporali. Capitolo 1, capitolo 2, un capitolo tratta al seguito di Vul, un capitolo tratta al seguito di Shift, 1 e 1, 1 e 1, 1 e 1, e semplicemente portano avanti le storie che erano state lasciate in sospeso in precedenza. E di nuovo c'è quell'effetto che c'era già in Shift di diventa sempre meno credibile, diventa sempre più roboante, diventa sempre più rocambolesco. I personaggi cominciano a perdere, soprattutto i personaggi secondari, cominciano a perdere i contorni, cominciano a perdere definizione, cominciano a comportarsi in maniera stereotipata da, appunto, personaggi di background da serie TV che è all'esaurimento delle proprie risorse. E devo dire che alla fine uno lo finisce perché, ehi, ormai sono a metà del terzo volume, finiamo sta storia. Peccato, il calo è evidente, molto difficilmente mi è capitato nella vita di leggere delle trilogie o anche più che trilogie che riuscissero a mantenere il livello
di romanzo in romanzo, anche ottimi romanzi, anche se un po' complessi, come quello che cito sempre, la trilogia dello Sprawl di Gibson, inevitabilmente il primo volume Neuromante è una spanna sopra tutti gli altri. E Il Signore degli Anelli ci riesce, probabilmente in certi versi sì, in certi versi no, ma sono anche, è un'eptalogia, sono 7 volumi, Harry Potter ci riesce, ma Harry Potter è un caso comunque clamoroso e tutto, e pochi altri romanzi, ma la maggior parte delle serie, dei romanzi che non sono autoconclusivi nel loro volume originale, spesso perdono andando avanti, hanno un calo fisiologico inevitabile e l'idea di base è che probabilmente magari erano stati pensati inizialmente per essere una saga, ma non c'erano abbastanza idee sotto e poi dentro hanno dovuto mettere un tot di riempitivi, cosa che io capisco perfettamente perché mi è già successa, capisco che cosa significa e quindi, essendo un insider del mondo della scrittura, posso capire certe meccaniche mentali, certi meccanismi mentali dello scrittore, della casa editrice, della necessità di fare una serie, del riempire gli spazi, dell'allungare il brodo, lo capisco perfettamente. In generale, quindi, io che cosa vi consiglio? Vi ho già detto che vi consiglio di leggere la trilogia, ma in particolare, visto che comunque non è un grosso dolore poi da lasciare incompleto, vi consiglio di leggere Vool. E poi, se dopo aver letto Vool ne volete per forza sapere di più e volete veramente finire questa storia e volete veramente chiudere quasi tutte le porte e così via, potete prendervi poi anche gli altri due. Non so dirvi in questo momento se esista una trilogia in volume unico, credo di no, però nel caso magari quella potrebbe essere la scelta più conveniente, di solito sono economicamente più convenienti, magari sono un pochino scomodi da trattare, visto che comunque è bello ciccione già per i fatti suoi, quindi dovrebbe essere un volumazzo qua alla fondazione di Asimov, 1500 passapagine, però ci sta, il link per l'acquisto li trovate qui sotto insieme tra l'altro al mio Linktree, dove ci sono i miei romanzi, la mia wishlist su Amazon, il mio gruppo Telegram, il mio Spotify podcast, dove banalmente riporto l'audio di questi contenuti, quindi se voi aveste più piacere, visto che il mio contenuto è poco visivo, è soprattutto audio, mettervelo in cuffia col podcast senza dover pagare l'abbonamento di YouTube per spegnere lo schermo mentre l'ascoltate e andarvene in giro ascoltando quello che dico, ci sta. Vi perdete la mia brutta faccia, tutti i gesticolamenti e quelle cose lì, però per il resto non è che vi perdete sto contenuto visivo, video, che io non riesco a fare perché non ce la faccio, sono da solo a leggere il romanzo, girare i video, montarli, pubblicarli, fare le miniature, le descrizioni, mettere i link, la programmazione, è un bordello, è faticosissimo, io ho 2 figli, lavoro, scrivo, ho un lavoro full time, studio adesso cinese, sono super impegnatissimo e quindi non ce l'ho il tempo e a volte non ho neanche le capacità di dare un contenuto video migliore. Se un giorno il canale sarà abbastanza grande da garantirmi degli introiti tali da poter pagare una persona esterna per curare i contenuti video e migliorare anche questa esperienza del canale, ci potrei pensare, ma è un canale di libri. C'ho 4.000 iscritti o quello che è. Dove voglio andare? Quindi c'è questo. Per il resto, grazie di avermi seguito fin qui. Vi ricordo, come sempre, che per voi è uno sforzo minuscolo lasciare un mi piace, condividere sui vostri social, magari con i vostri amici a cui piace leggere, che è sempre una cosa positiva, e lasciare un commento nel caso l'aveste letto, cosa ne pensate, siete d'accordo con la mia analisi del romanzo, lo leggerete e così via, spuntare la campanellina, iscrivervi se ancora non l'aveste fatto, tutte quelle belle cose lì, fatele che non vi costa nulla e per non perdere ulteriore tempo in una coda del video infinita in cui vi dico iscrivetevi, mi piace, tutti i link sono qua sotto, tutte le cose le sapete già e noi ci vediamo, si spera, facevo fatica a tenere la programmazione una volta alla settimana perché sono sempre così e tra l'altro anche questo video sarà almeno mezz'ora, probabilmente più di mezz'ora, quindi ci vuole anche del tempo fisico sia per girarlo che poi per editarlo e renderizzarlo e tutto il resto, il mio computer comincia a essere anche un po' vecchiotto, comincia a mostrare un po' il fianco sui tempi di rendering e così via, quindi io spero, ma sono certo che ce la farò, che ci vedremo con un nuovo contenuto
sempre su questo canale, ma ricordatevi che anche giovedì ci sarà il contenuto extra. Tutti i giovedì sto proponendo uno short o comunque un contenuto breve che non si classifica come short perché è più di un minuto, con delle curiosità sul mondo della scrittura, della lettura, della narrativa, dei libri in generale. Quindi ci vediamo giovedì con lo short sempre alle 15 e con un nuovo video, una nuova recensione presumibilmente, su questo canale lunedì prossimo alle 15 puntuali.